Parla tifoso dell'Azzurra. Oggi parleremo di una situazione che si è agitata dietro le quinte del Napoli e che ha suscitato l'interesse dei media sportivi. Un giocatore che fino ad allora aveva il posto garantito in squadra sta attraversando un momento delicato. Il terzino portoghese ha chiesto ufficialmente di essere reintegrato nella rosa del Napoli, dopo essere stato escluso. Ma cosa sta realmente accadendo? Perché Mario Rui è stato escluso dai piani di Antonio Conte e della dirigenza napoletana? E soprattutto, quale sarà la decisione del club sul futuro del giocatore? Resta con noi, perché ora esamineremo tutto questo in dettaglio. Per cominciare bisogna contestualizzare un po' la carriera e l'importanza di Mario Rui al Napoli. Arrivato al club nel 2017 dalla Roma, si è subito affermato come un giocatore importante come terzino sinistro. Con la sua capacità difensiva e la buona capacità di sostenere l'attacco, ha guadagnato la fiducia degli allenatori che hanno lavorato al Napoli, così come dei tifosi. Sembra però che la stagione in corso sia iniziata con una svolta inaspettata per il giocatore. Durante la finestra di mercato estiva, Mario Rui era nel radar di diversi club, tra cui il Galatasaray, che hanno mostrato interesse ad avere il giocatore portoghese nella propria squadra. Nonostante trattative e sondaggi, il giocatore è finito al Napoli, ma le cose non sono andate come previsto. Quando sono state annunciate le liste dei convocati per la stagione, Mario Rui non era tra i prescelti, il che ha suscitato sorpresa sia tra i tifosi che tra i media. Del resto parliamo di un giocatore che ha un contratto con il Napoli fino al 2026 ed è stato una delle colonne portanti della squadra. A questo punto sorge la grande domanda: perché Mario Rui è stato escluso? È qui che iniziamo a speculare sulle possibili ragioni. Circolano diverse teorie. Il primo, e forse il più ovvio, sarebbe un problema tecnico. Con l'arrivo di Antonio Conte alla guida del Napoli, l'allenatore potrebbe cercare di riformulare la rosa e, forse, ha visto in Mario Rui caratteristiche non in linea con il suo stile di gioco. Conte, noto per costruire squadre con difese solide e favorire giocatori fisicamente imponenti, potrebbe aver optato per diverse alternative come terzino sinistro, che ha lasciato fuori il portoghese. Un'altra possibilità riguarda questioni extracampo. Alcune voci parlano di disaccordi tra Mario Rui e la dirigenza del club. Non sappiamo quanto sia vera questa informazione, ma è un dato di fatto che quando si esclude improvvisamente un giocatore, soprattutto uno con il peso e la storia di Mario Rui al Napoli, c'è sempre spazio per le congetture. Forse c'è stato qualche disaccordo sul rinnovo del contratto, sulle condizioni salariali o anche sul modo in cui il giocatore è stato trattato durante il periodo di trasferimento. Qualunque siano le ragioni, quello che sappiamo per certo è che Mario Rui non ha accettato passivamente la sua esclusione. Ha agito velocemente e ha già chiesto alla dirigenza del Napoli di reintegrarlo in rosa. Ciò dimostra l'atteggiamento proattivo del giocatore che, nonostante sia fuori dai piani iniziali, vuole lottare per il suo posto in squadra. E questo atteggiamento può essere decisivo. Sappiamo che il calcio è un ambiente dinamico, dove situazioni come questa possono cambiare nel giro di pochi giorni. La richiesta di Mario Rui ora mette in difficoltà il Napoli e Antonio Conte. Dovranno decidere se reintegrare il giocatore o mantenere l'esclusione, pur sapendo che ha ancora un contratto valido per altre due stagioni. A questo punto è interessante riflettere sulle implicazioni di questa decisione. Se Mario Rui venisse reintegrato, cosa potrebbe significare per le dinamiche interne del cast? C'è spazio per lui, tenendo conto dei nuovi acquisti e della strategia tattica di Antonio Conte? D'altro canto, se il Napoli decidesse di tenere lontano Mario Rui, il club rischierebbe di svalutare un bene importante, in quanto il giocatore, se continuasse senza giocare, potrebbe perdere valore di mercato. Per non parlare dell'impatto psicologico che ciò può avere sul giocatore stesso e sul resto della squadra, che può interpretare questa situazione come un segnale di instabilità o di poca chiarezza nelle decisioni della dirigenza. Un altro punto importante è la reazione dei tifosi. Mario Rui è sempre stato un giocatore amato dai tifosi del Napoli, e la sua esclusione ha sicuramente sollevato interrogativi tra i tifosi.
come reagirebbero al reinserimento del giocatore. I tifosi, come sappiamo, svolgono un ruolo cruciale nell'ambiente di un club e le loro opinioni possono, infatti, influenzare le decisioni dentro e fuori dal campo. E non possiamo dimenticare le possibili conseguenze finanziarie. Se il Napoli non trova una soluzione rapida, tenere Mario Rui fuori dai convocati potrebbe diventare un onere finanziario per il club, che dovrà pagare lo stipendio di un giocatore che non contribuisce in campo. Inoltre, il giocatore, consapevole della sua importanza e del suo valore sul mercato, potrebbe iniziare a cercare alternative per lasciare presto il club, costringendo ad un'uscita anticipata. La richiesta di reintegrazione di Mario Rui ha messo in luce una serie di questioni che il Napoli dovrà affrontare nei prossimi giorni. Da un lato abbiamo un giocatore con un passato importante nel club, che ha ancora tanto da offrire in campo. Dall'altro, una decisione tecnica e forse amministrativa che lo ha lasciato ai margini della squadra. Adesso la palla passa ad Antonio Conte e alla dirigenza del Napoli, che dovranno decidere quale sarà il destino di Mario Rui. Qualunque sia la decisione, è certo che questo risultato avrà un profondo impatto sulla squadra e sul rapporto del club con i tifosi. Restate sintonizzati. Continueremo a seguire da vicino questa telenovela che promette ancora molti capitoli a venire. Cosa ne pensi? Mario Rui dovrebbe essere reintegrato in squadra o la decisione di tenerlo lontano è la più opportuna? Lascia i tuoi commenti e condividi la tua opinione. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessuna novità sul Napoli. Alla prossima volta! Forza Napoli sempre!